No, dunque, premetto che sono totalmente d'accordo su tutto quello che ha detto il sindaco, ma sono talmente d'accordo che ritengo appunto che essendo un bene comune di Latina e tutto Montefiascone, di tutta la cittadinanza di Montefiascone, compresi quindi anche i componenti dell'opposizione, trovo in qualche maniera paradossale che ci venga chiesto di votare dei patti, una colazione non i patti parasociali, dopo che questi sono stati scritti, cioè noi non siamo stati nemmeno interpellati su nessun punto. È vero che è stata fatta una riunione di Capigruppo dove praticamente sono stati presentati questi patti parasociali, ma anche quelli erano già stati scritti. E, per esempio, io mi chiedo al punto 5, nella delega di poteri all'amministratore delegato, su questa che ho io c'era il limite complessivo massimo anno di euro 100.000, è rimasto questo qui, per esempio è stato modificato. È stato modificato, quindi sono state fatte anche delle ulteriori modifiche dopo quindi anche dopo la riunione di Capigruppo. Ma io non è tanto la polemica su questo qui, perché comunque l'amministrazione e la maggioranza siete voi, ed è giusto che voi la vogliate in tal senso, poi se coinvolge o no l'opposizione è assolutamente una vostra decisione che dovete prendere con tutta la serenità possibile senza nessuna pressione da parte nostra. Però io voglio soltanto rimarcare il punto di prima, cioè io sono assolutamente d'accordo, mi trovo assolutamente d'accordo con Massimo Paolini, perché la commissione, se c'è una commissione, cioè questa commissione deve avere anche un senso, cioè convocare la commissione il giorno prima dell'approvazione di una partita sociale, secondo me è quasi è ridicola la cosa. Cioè, scusate se uso questo termine, ma non trovo altri termini appropriati. Perché se voi volevate, come diceva prima il rappresentante della maggioranza, dei suggerimenti, delle migliorie, tutto il resto, cioè, vi doveva fare, no? Per consigliere Massimo Paolini. Cioè, è chiaro che, voglio dire, la commissione, per come la vedo io, doveva essere convocata almeno 15 giorni prima, presentata la bozza in commissione, prima ancora che lei in commissione, valutata in commissione, a quel punto il consigliere Massimo Paolini aveva la possibilità di riunirsi con i membri dell'opposizione, della sua eventualmente convocare anche dall'altra parte dell'opposizione, fare delle votazioni, proporre degli emendamenti a queste parti associate. Questo lo trovo, cioè, forse è passato un po' sotto la cosa, ma io lo ritengo personalmente un fatto grave, perché se c'è una commissione, la commissione deve funzionare, convocare il giorno prima sinceramente. Allora, come non è che voglio ripetere quello che ho detto in precedenza, vorrei far notare sia al consigliere Massimo Giucci che al presidente che loro hanno detto due cose importanti. Hanno detto che questi ripatti parasociali sono, diciamo così, giunti a conclusione e quindi a stesura, dopo un colloquio, dopo delle riunioni, dopo una condivisione fatta con il socio privato. Noi non c'eravamo. Per cui, se, come giustamente ha detto il sindaco, Villa Serena è un bene assoluto, non della maggioranza dell'opposizione, ma dei cittadini di Montefiascone, maggior ragione dovranno essere coinvolti, se voglio tenere tale e non cosa propria, dovranno essere coinvolti nella stesura, non nella presa d'atto dei vari.
nell'ambito del consiglio di amministrazione mi sorge il dubbio della trasparenza. Perché fare questo? Dal momento che il socio privato che cosa ha chiesto, allora mi domando, in contrappeso a questa perdita di potere che voi gli avete, diciamo così, suggerito nell'ambito di queste contrattazioni? Voi chiaramente adesso dite no, in realtà non avete chiesto, io prendo atto di quello che mi dite e dico va bene, però se ecco la trasparenza famosa è questa qua, è che noi alla concertazione della stesura di questi patti paralegali non abbiamo partecipato. Questo è un piano restrittivo. Io ti potevo dire, ma Luca ha notato una cosa dal momento che c'era la riunione dei capigruppo, che rispetto alla visione che aveva preso lui di parte della sociale è cambiato qualcosa successivamente. E quindi come dopo la carte. E questo è il problema. Noi condividiamo questa restrizione, però non condividiamo la struttura, il merito. Dunque, anch'io voglio pronunciarmi su questo, diciamo, come nome di questa proposta che è compatta sociale. Io nel Consiglio Comunale del 26 giugno del 2011 posi al sindaco alcune domande e interrogativi sulla società che la serena, sottolineare in particolare la totale latitanza dei nostri rappresentanti comunali insieme al Consiglio di Amministrazione della società, esprimevo la mia criticità sull'avvenuta proroga dei patti parasociali che l'allora commissario mi liberò, in quanto in tale proroga veniva ignorato quello che aspetta ad una società pubblica in cui maggioritaria è la quota di investimenti, soprattutto quando per formare questa società si è ricorsi ad una gara pubblica. Dissi che Villa Serena, nel particolare l'amministratore delegato, avrebbe concesso in affidamento servizi, scegliendo il contraente liberamente, si procedeva a professione di carriera e si conferivano incarichi dirigenziali e consulenze a liberi professionisti, senza procedure legali. Devo registrare che ad oggi questo incontestabile principio non è stato mai rispettato. Oggi è cambiata amministrazione e consiglio di amministrazione di Villa Serena. Per quanto concerne la parte pubblica, è va detto che i nostri rappresentanti provano o perlomeno cercano di dare cenni di cambiamento, almeno per quanto riguarda la gestione del personale, che la precedente amministrazione non ha saputo gestire facendo parlare in negativo stampa e televisione. Almeno oggi si dialoga e si discute sempre con alcuni dei nostri rappresentanti in modo democratico e con coscienza. Noti inoltre che sono stati revisionati i patti parasociali da parte di questa maggioranza, note che al punto 5 sono scesi i limiti di impegno di spesa dell'amministratore delegato, cioè da 500.000 euro che aveva a 300.000 euro, soldi che l'amministratore può decidere di spendere solo con un semplice parere preventivo durante l'arco di un anno, parere preventivo del Consiglio di Amministrazione. Non mi convince proprio questo punto, anche se apprezzo un pizzico di buona volontà di questa amministrazione sul togliere e limitare il margine. Tuttavia, se i nuovi patti parasociali sono indubbiamente migliori dei precedenti, persistono alcune evidenti criticità. Intanto, per come sono progettati e redatti, più che patti parasociali, sono una modifica dello statuto, come tale illegittima si è assunta in questa modalità. Non mi è chiaro se i poteri dell'amministratore delegato sono pari a quelli del Presidente del Consiglio o se sono riservati al primo. Se fosse vera la seconda ipotesi, continueremo a far gestire la società al socio di minoranza e ciò sarebbe illegittimo.
sarebbe anche inefficace senza una registrazione al registro delle imprese, che sarebbe però negata, dato che questi patti tra associati in effetti modificano lo statuto. Poi è stato opportunamente chiarito che si deve procedere secondo procedure competitive di trasparenza pubblica per l'affidamento di lavori e servizi, assunzione e consulenza, ma in alcuni punti si continua a parlare di affidamenti diretti, che non sono invece consentite, specie se gestiti in ordinaria amministrazione da un soggetto privato, ma con il 51% di fondi pubblici. Poi permane l'articolo 6, che è chiaramente illegittimo e che dimostra che chi ha redatto i patti per associare non ha ancora compreso come funziona una società in asse provata, essendo il socio è stato prescelto secondo una procedura a evidenza pubblica. Non può cambiare, né può cambiare la composizione della parte pubblica senza una nuova gara. E qui giungiamo alla ragione per cui comunque il mio voto sarebbe contrario. L'assegnazione del servizio è stata prorogata da 8 anni senza che questa opzione fosse stata pubblicizzata nel bando di gara. La proroga è legittima. Se la proroga è legittima, ovviamente non ha alcun senso neppure discutere di parte associata per regolare un rapporto societario che non dovrebbe più esistere. Questa è la mia posizione. Un'altra cosa. Me lo dimenticavo. Durante la consigliatura Fumagalli, ad esempio, fu rinnovata la FAO e fu data una proroga per altri 9 anni. A questa società. In quella circostanza, ricordo, i membri dell'opposizione, sia io che il consigliere Di Giorgi, dicevo che era legittima. Perché? Da un punto di vista anche giuridico. Per il semplice fatto che se c'è un bando pubblico e c'è una gara che dice tu partecipi e questa, diciamo così, gestione dura per 9 anni, tu e quindi vengono fatte le offerte per 9 anni. Se tu durante questo periodo e prima della scadenza gli rinnovi il contratto, gli proroghi il contratto per altri 9 anni, praticamente fai un regalo, danneggiando indirettamente quelli che hanno partecipato alla gara precedente, perché quelli che hanno partecipato alla gara precedente potevano fare benissimo un'altra offerta sapendo che ci avevano. E secondo me il regalo non andava fatto, o quantomeno non in quella circostanza. Per cui l'illegittimità, secondo me e secondo l'allora consigliere Minciotti, che facendo una battaglia su questo fatto, era giusta. Oggi andiamo a discutere un rinnovo che, per carità, va bene, è legittimo sotto tanti aspetti, perché riduce, come ripeto, i poteri del socio privato, ma nello stesso tempo è illegittimo perché non deve essere fatto. E ribadisco, la magica minoranza non ha partecipato a questi colloqui bilaterali che la maggioranza ha avuto con il socio privato, che ha fatto questi modi associati. Per cui il voto, come dichiarazione di voto, per quanto ci riguarda, è contraria, è vabbè, diciamo così, dobbiamo la buona volontà, ma non possiamo condividere il metodo usato per la stesura di questi fatti. Grazie. Allora, io suggerisco, se d'accordo, se sarà d'accordo il sindaco, che quest'altro consiglio comunale sarà portato a conoscenza del consiglio comunale il piano industriale, che è regolato.
Suggerisco inoltre che il consiglio di amministrazione nuovo venga qui al consiglio, perché il consiglio è sovrano, non solo perché c'è il 51% dal punto di vista del potere cesanale, ma anche perché il consiglio comunale è l'organo di controllo della casa di voto. Pertanto, il consiglio è stata volta la convocazione del nuovo CDA al consiglio comunale. D'accordo. Bene, no? Il piano industriale doveva essere presentato oggi. Vabbè, ma sono posti, Andrea, hai capito cosa? Sì, però aspetta un attimo. Tu vai a rinnovare i tratti malasciugati, no? Oggi il piano industriale lo fai a posteriori. Prima di riconoscere le intenzioni. Allora, è questa la differenza. E dico, oh, un'altra cosa, al consigliere Giussi vorrei dire, l'hai visto mai il bilancio della casa di Toto? Se si c'è. Sì, l'ho visto. Con la nota integrativa di tutto quanto, questo che vi chiede, capito voi? È questo. Allora, permesso, con l'interazione del consiglio comunale 74 del 2013. 2003 è stato applicato ai sensi dell'articolo 113 e successivi modifiche di integrazione alla società mista Quinta Serena SRL con partecipato alla comunità di Montefiascone al 51%, il cui socio privato è stato integrato mediante procedura di evidenza, gara di evidenza pubblica. Con la stessa differenziazione è stato approvato anche lo schema del contratto di servizi, vista la integrazione del Consiglio Comunale numero 83 e data 1.6.4 con la quale è stato integrato contratto di servizio per l'affidamento del servizio RSA. Considerate le parti di data 32/2003 hanno inteso regolarmente il ciclo di rapporti e la loro partecipazione congiunta tra i casi sociali della serie, sottoscrivendo i parti associati e con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 36 è stata approvata la modifica ai parti associati del 32/2003, visto la nota del 12/11/2009 acquisita dal protocollo del comune in data 13/11/2009 con quale la CES, la sua qualità di socio di finanza, chiede il rinnovo dei patti parasociali. Vista la liberazione del commissario straordinario numero 27 del 5/10/2010, assunta ai sensi dell'articolo 42 del decreto 167, con la quale sono stati rinnovati i patti parasociali fino alla scadenza della gestione commissariale. Ritenendo che approvare i patti parasociali atteso che la regolamentazione del rapporto del comune di socio privato tramite la sottoscrizione del patto sociale contribuisce a migliorare la gestione della società, rendendo certi rapporti giuridici, oltre che corretti, anche tra gli organi della società. Visti i pareri favorevoli espressi in ordine di qualità tecnica, il parere favorevole in ordine di qualità contabile, responsabile della ragioneria, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo 167 del 2000, si delibera di approvare per i motivi esposti in premessa i nuovi patti sociali con la CSSL, allegati al presente atto che dello stesso ne costituiscono parte integrale, di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 194. Chi è d'accordo? Al punto 6, approvazione dei nuovi patti sociali con la CES, alzi la mano. Scusatore. 12. Qui si dichiarerà che l'idea di sicurezza che è d'accordo a fine anno. Contrario. Contrario, scusa. Contrario, quattro contrari. Paolino, contrario. Allora, 12 favorevoli, 4 contrari. Immediata sicurezza. 12. 12, stesso risultato. Contrario. Stesso risultato. Ora, passiamo al punto 7, questa è l'integrazione del grado numero 58 del 22/12/2011, approvazione e osservazione per il PTPR. Allora, qui se ne fa questa considerazione, che
stato segreto con la giunta regionale la sul numero 556, che per semplificare la votazione esprime una votazione tribunale al fine di evitare disparità di trattamento, le varie osservazioni sono state raccolte e votate per punti omogenei. Che tra le varie domande pervenute sottoposte all'esame del Consiglio c'era anche quella di presentata da Irene Panini, acquisita anche conformemente al protocollo generale al numero 7539, la quale, essendo compresa nel tempo delle osservazioni indicate in premessa, per me per errore non è stata trascritta e inserita nel primo punto. Allora oggi che si dica, se di integrare Sì,
4 minuti. Allora, ci vai al punto 9. Comunque la stessa cosa, però i nomi vanno detti. Sì, no. Punto 9 viene di solo chi è. Allora, punto 9 è la stessa cosa. Punto 9, questo qui è redatto dal dottor Romo Prestare Daniele Cruciani, che è il presidente della situazione di fabbricato Rai, in località Gabelletta, a nome di Nano Giuseppe. Ma questo è una cosa. Allora, chi è d'accordo? Alza la mano. All'unanimità. Sempre. Punto 10. È l'approvazione sempre del PUA. Questo è per allevamento agricolo, fienile, magazzino agricolo. Chi è? Sì. Eccolo qua. E questo è la nuova di Mazzi annunziata. Questi due sono cavalloni sempre per l'allevamento agricolo, veri, cioè quindi queste sono veramente cose agricole. Chi è d'accordo siamo? Organità. Perché non ti arrabbiare di questo che sono la regione non
stanziata, invece finanziata nel 2012, un contributo a più fondo di 3.900 al lavoro specificamente del popolo per 2.500.000 di euro. Il finanziamento è fondamentale affinché si possa provvedere alla sistemazione degli impianti, sia alla manutenzione di quelli esistenti e sia anche al miglioramento di quello che è la funzionalità della base. Cosa succede? Succede che è necessario sollecitare questi interventi, perché questi interventi sono da farsi in tempi rapidissimi, altrimenti il rischio di trovarci in guai è molto reale. La delibera che pensiamo di fare è quella di chiedere alla Regione Lazio, proprio tenuto conto dell'estrema gravità e delle problematiche ambientali, di procedere con la massima urgenza. Quindi credo che possa essere un fatto necessario e importante. Io credo di aver rappresentato tutto, se c'è qualche altro domanda, sono andato un paio di volte a incontro un po' perché questa è la situazione. Ma io su questo problema credo che più volte ci sono ritornato proprio per quantificare i danni reali di tutto l'impianto del popolo, e tant'è che il sindaco del Tagliano che viene di persona, dico per Romino, per quanto riguarda il nostro tanto, le nostre sei pompe, quanti danni e quella la spesa che occorre per far funzionare il nostro tratto, perché ho visto tra le carte che comunque il comune di Capodimonte ha detto che ci sono un gruppo di rotellini, un gruppo di là, e però meno che oggi non sappiamo proprio qual è e quant'è il danno che il nostro tratto, diciamo, che riguarda il cobalto ci appartiene. Noi adesso magari poi lì ti dicono sì, 2.500.000 euro, però c'è più necessità a Capodimonte e meno a Montedescoli. Io credo che noi un controllo sul nostro territorio lo dobbiamo fare per sapere che danni veramente ci stanno e che tipo di intervento anche a proposito di questi fondi dobbiamo fare, in modo che siamo preparati, Germania è un momento. Qui i danni sono più sul nostro territorio che magari sono parte dei danni sono per carità. Però insomma, ognuno cerca di tirare l'altro, c'è molto, no? Per cui quantificare veramente tutte quelle problematiche che esistono nei nostri livelli di sollevamento che devo fare. Fatemi prendere la parola. No, avevo visto tanto questo, mi sono informato proprio ieri mattina perché ancora non sapevo di preciso come la regione aveva intenzione di spendere questi soldi. Allora ha dato l'incarico ufficialmente all'ingegnere Treda, gli ho chiesto un attivamento a Treda per fare tutta la verifica su tutta la zona nostra, in modo che intanto, giustamente come ho detto adesso Massimo, intanto verifichiamo tutte le parti della competenza, poi verificano gli altri. Sistemato le pompe poco ci fanno, quindi non è che, anzi, ma comunque è meglio. Allora, noi oggi qui ripetiamo, considerando che il visto dei fondi di bilancio a favore del popolo, richiesto peraltro anche la direzione di migliaia di piccoli cittadini, deve essere seguita da procedure chiare e rapide, il trasferimento dei fondi a fine di tagli in completo collasso per impianti di raccolta e di operazione. Il loro portato di ricerca della regionanza di destino una procedura di ripristino delle condizioni naturali, di gestione si libera, di prendere atto che la regionanza numero 19 per 23-12 giugno ha provveduto a rifinanziare le leggi regionali numero 21 del 94, che pertanto i fondi stanziati sono
Vaticano e riceve il cancello. Dichiede la giornata sul mondo dell'estrema gravità delle problematiche ambientali, sostenibili che l'arrogante di te, il potere della traduce, ha chiesto ai nomi di implemento della democrazia, di provvedere alla revocazione del finanziamento della legge di prigione con procedura di massimo urgenza, dando atto che il popolo provvederà a realizzare gli interventi urgenti di ristrutturazione degli impianti. Dichiara infine la giornata di far disporre delle norme competenti con l'urgenza necessaria al provvedimento che impegnano le spese per le somme inserite al bilancio attraverso la realtà prevista dalle norme per con anticipazione a conti e saldo di tali rivoluzione avvenuta, di richiedere agli altri comuni della Comune di Bolsena l'adesione alla presentazione dell'iniziativa nel comune di Capo di Monte e quel comune di Monte Testone inviando le relazioni consigliari alla regione Lazio. Chi è d'accordo alla presa da contatto finanziamento regionale COVID per l'erogazione con la procedura di massima urgenza per quello che ho detto della manutenzione e la sistemazione compensazione? All'unanimità. Punto 13. Allora, il punto 13 è ulteriore modifica articolo 4 vigente del Consiglio di Tribunale. Ingegnere Marcano. Qui si modifica l'articolo 4 dell'esigenza del regolamento di inizio. Allora, nel regolamento di inizio comunale prevedeva praticamente solo l'istituzione della commissione edilizia. Allora l'amministrazione da tempo pensava a questo fatto perché da diversi anni, io ho fatto parte dell'amministrazione passata, pensavo sempre a un doppio binario, in questo senso che la pianificazione urbanistica doveva comunque essere un po' un campo da seguire con più attenzione. Cioè, con questo voglio dire che la pianificazione urbanistica è tutto ciò che riguarda i piani regolatori, i piani attuativi per le persone che adesso non hanno specifiche competenze in materia. E quindi è un pochettino quello che è il motore di tutta l'urbanistica. Mentre se voi pensate al problema della commissione edilizia, la commissione edilizia non fa altro che incidere sul costruire, quello che si deve costruire, cioè praticamente i cosiddetti fabbricati, adesso tra virgolette, quindi addirittura noi pensavamo già da tempo che se non fosse proprio una branca all'interno del quindi stiamo pensando anche questo problema, di delegare proprio all'interno anche delle persone che specificatamente si occupano di pianificazione. Perché questo è una cosa che è importantissima, cioè qualsiasi cosa deve essere seguita da persone che ci lavorano un po' tutto il giorno. Perché vengono regolamenti, nascono leggi e quindi si devono seguire molto molto attentamente. Quindi l'amministrazione, per l'amministrazione è un punto importante questo discorso qui, perché non sovrapponiamo più la commissione edilizia con la commissione urbanistica, quindi abbiamo questo doppio binario e lavoriamo diciamo con due in parallelo, in modo da sfoltire tutto il lavoro che verrà nei prossimi anni, perché stanno arrivando tutti gli anni attuativi e quindi questo discorso qui dovremo aspettare per approvare magari gli anni, che ne so, una concessione, un permesso a costruire e mettere più un
e fare parte sempre del dirigente di questa commissione. In questo momento è chiaro, funziona come una commissione edilizia, arriverà un piano urbanistico, questo piano urbanistico verrà praticamente visionato, a parere, darà un parere obbligatorio, però non vincolante, allo stesso modo la commissione edilizia, cioè è sempre poi il dirigente che darà il parere finale al piano attuativo. Quindi diciamo che questo discorso qui è molto molto importante, quindi inviterei anche a riflettere e a votare anche da parte della minoranza questo nuovo organo, perché è importantissimo per la cittadina. Io ho concluso il mio intervento, se voglio intervenire gli altri, poi mi tengo la votazione, non so. Allora, chi prende la parola? La modifica dell'articolo 4 del regolamento di legge. Soltanto qualche domanda, perché non, visto l'argomento è un po' tecnico e quindi non cioè il piano regolatore è stato approvato, quindi noi abbiamo un piano regolatore, giusto, già i piani attuativi sì. Devono ancora arrivare, cioè devono essere fatti ancora dei piani attuativi riguardo il piano regolatore. Allora sì, allora i piani attuativi sono stati presentati uno soltanto allo stato attuale e stanno susseguendosi altri, quindi il primo è quello che abbiamo portato poi al Consiglio Comunale, quello delle località dei razzi, il primo è stato e da tutt'oggi è quello che è stato approvato, quindi quindi ecco perché questo discorso di mettere per velocizzare tutto il lavoro di tipo urbanistico, praticamente abbiamo pensato di fare questo discorso qua. Quindi scusa se devi capire. Sì. Nel caso ci fosse già stato. Nel caso ci fosse già stato, la commissione urbanistica, gli altri tipo dei casi sarebbe passato in commissione. La commissione avrebbe valutato quello che era sul piano. Sì, il discorso è perché l'amministrazione, siccome ha iniziato, l'abbiamo iniziato praticamente a giugno-luglio, questo discorso qua, il primo piano presentato era stato approvato dal commissario, dal commissario e dalla fase del commissario. Quindi diciamo che adesso, subentrando la nuova amministrazione, siccome deve la commissione edilizia, cioè non può svolgere, cioè non mi sembra una buona idea come servizio di città. Tu vado a trovare e arrivare a ora anche la e l'ultima cosa che non c'è il comune di Roma c'è un costo per i ragazzi comunali questa commissione è modesto, nel senso che come tutte le cose non c'è un gettone di presenza che è come consigliere comunale, come consigliere comunale, come oggi stiamo parlando, i tecnici che saranno faranno parte di questa di organo faranno questo. Ma poi non soltanto gli attivi, perché poi ci sono tutti gli interventi, ci sono altri attivi.